siamo a Salerno, è una fantastica città di mare, e oggi vorrei ringraziare Lagoon e il dealer Silver Yacht per avermi dato la fantastica opportunità di poter cucinare sul Lagoon 55. Piacere nostro, benvenuto a bordo. Grazie. Ringraziamo il nostro cuoco chef Candelino, che oggi cucinerà per noi e i nostri ospiti, una fantastica coppia qui a Salerno. E puoi spiegarci un po' che cosa insomma ci hai riservato? Il menù è abbastanza vasto, quindi vi dirò soltanto che partiremo con una montanarina, per poi passare uno scialatello allo scoglio. E poi dopo andremo nel dettaglio dei prodotti locali, ovviamente, che abbiamo portato qui oggi. Certamente, allora abbiamo mozzarella campana DOP, un pomodorino di Corbara che viene prodotto nei Monti Lattari, quindi al di sopra della costiera amalfitana, e poi delle alici di cetara, famosissime alici di cetara, e un olio extravergine biologico, sempre delle colline salernitane. È stata un'esperienza fantastica stare fuori. Mentre in navigazione c'eravamo la possibilità di cucinare i gamberoni e poi guardare il mare, insomma. Sicuramente è stata una giornata piacevolissima. Pranzare a bordo di questa bellissima imbarcazione è stato molto confortevole con la famiglia, e sarebbe lo stesso anche con un gruppo di amici. Allora, la parte più bella di questa esperienza di oggi indubbiamente è stata il cibo, nel senso che è stata una cosa gustosissima, tra l'altro ricercatissima, prodotti tipici del territorio campano, quindi per me sicuramente, lo scherzi a parte, sicuramente questa giornata a bordo di questo Lagoon 55 è stata una giornata apprezzata tantissimo, in quanto l'imbarcazione rispecchia un po' i canoni di una vacanza di crociera, nel senso è una barca che è dotata di ampi spazi. La mia prima impressione è stata proprio quella della spaziosità, sia nella parte indoor sia nella parte outdoor. Sicuramente è un'imbarcazione che ti dà la possibilità di collocarsi in vari spazi. È molto elegante, molto confortevole nella scelta dei materiali, nella cura di ogni dettaglio sia all'interno che all'esterno. Invece questa barca diciamo ha un connubio perfetto, perché ha ottime performance a vela, perché abbiamo avuto la fortuna di provare questa imbarcazione e ho constatato di persona che con un vento reale di 11-12 nodi era in andatura di traverso, riusciva addirittura a prendere 7-7 nodi e mezzo, che a mio avviso è un range abbastanza performante per questo tipo di imbarcazione. È stata veramente una giornata meravigliosa, a parte il pranzo organizzato in maniera favolosa e grazie a questo chef che ci ha deliziati, però è stato anche molto dinamico, perché come dicevo ci sono tante zone da vivere, per cui anche vivere il flying bridge o la prua o il pozzetto di poppa, insomma è stato molto molto dinamica la situazione. Fortuna di poter timonare questa barca, e ho notato che è una barca molto reattiva, cioè una barca che risponde perfettamente alla correzione di timone, una barca che ha ottime performance, come dicevo, a vela. Un'imbarcazione che tiene benissimo il mare, è molto stabile, molto sicura, molto confortevole anche in navigazione. Abbiamo veleggiato ed è stata un'esperienza come al solito fantastica. Anche l'aver eliminato, diciamo, il divano di poppa, a mio avviso questa è una soluzione vincente, in quanto dà un maggior libero accesso al mare. Poi con questa pancetta idraulica penso che è un comfort straordinario quello di poter
accedere nell'acqua direttamente dalla plancetta, quindi avere una spiaggia di poppa sicuramente più confortevole, che richiama un po' le plancette delle barche a motore, che in questo sicuramente sono più confortevoli rispetto all'accesso al mare, ma questo...